Tradizionale concerto di canti natalizi al Parco della Musica di Roma con l'Orchestra Popolare di Ambrogio Sparagna. Ce lo racconta Tommaso Ricci. È esperienza sempre nuova trovarsi immersi in sonorità, melodie che sanno di festa, di antico e di veracità, come un buon pane caldo. È l'esperienza del concerto della Chiara Stella, la Stella dei Magi, che da 13 anni fa riascoltare canti religiosi popolari. È la notte di Natale. Con strumenti popolari della tradizione per lo più napoletana, perché Ninno nascette a Betlemme, ma a Napoli l'hanno da sempre omaggiato in musica come in pochi altri luoghi. Stupio mio è bello Quest'anno ospita è la tradizione greco-bizantina. Per loro Natale cade proprio oggi. Tuttora viene mantenuta nelle case dai bambini che portano queste melodie per augurare il nuovo anno. Persone e storie bizzarre si trovano qui. Marco Tomassi, ingegnere, ha lasciato la Fiat di Cassino e si è messo a costruire zampogne. E quest'anno, sulla base di antichi dipinti, ha ricostruito la sordellina, vero e proprio organo portatile in auge nel 600 e poi caduto in disuso. Oggi abbiamo ridato voce ad uno strumento che era totalmente scomparso. Una manifattura musicale non di plastica, fatta di semplicità, calore e autenticità. E il pubblico dell'auditorium, stracolmo, ringrazia felice.